Qual è il momento, il frangente in cui il popolo russo abbandona il suo leader e lo rovescia? Ma il popolo russo non abbandonerà Putin, non lo rovescerà. I russi sono 146 milioni, se qualche milione, ma non dubito che qualche milione, se una piccola quantità ovviamente di oppositori, di pacifisti e così via. Ma gran parte dei russi sa benissimo qual è la situazione. Guarda, in Russia le persone leggono, fanno le analisi e sanno benissimo calcolare ciò che accade, analizzare ciò che accade a livello internazionale. Loro sanno benissimo che gli Stati Uniti d'America, la Gran Bretagna non vede l'ora di entrare a gamba tesa in Russia e dividerla su varie zone, come è stato già fatto con l'Unione Sovietica. La Russia le interessa solo come un territorio ricco di risorse prime e il popolo russo sarà ridotto a una quantità misera degli schiavi addetti all'estrazione di queste risorse. Quindi, se voi chiedete un medio russo di spiegare la situazione, questa guerra, l'Occidente e la Russia, vi daranno questa spiegazione qua. Per cui Putin per i russi anche nel caso di quei russi che non lo sostengono e quale lui non è simpatico, lui per loro oggi è un male necessario. Loro dicono: noi ci troviamo bene con questo personaggio qua, non ci piace perché aveva un certo passato, ma a livello globale attualmente ci è comodo. Questa è la cosa che dobbiamo capire. I russi non bisogna aspettare una rivoluzione contro Putin o le grandi rivolte e così via.